26 giugno, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. In Emilia-Romagna il 2024 dell'industria si è aperto purtroppo con il segno meno in quasi tutti i settori, ad amplificare i segni negativi arrivati nell'ultimo trimestre, tra l'altro, del 2023. Nei primi tre mesi di quest'anno la produzione delle piccole e medie imprese è calata del 3,7%, il fatturato del 3,5%. Pesa la frenata dell'export, tradizionale punto di forza delle imprese dell'Emilia-Romagna. Perde l'export l'1,1%, appesantito soprattutto dall'andamento di Germania e Stati Uniti, i primi due mercati di sbocco per le nostre merci. Gli ordini complessivi sono calati del 2,1%, invariati, e questo è un elemento che dà speranza per il proseguimento dell'anno, quelli invece dall'estero. I dati arrivano dal centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna nell'ambito della congiuntura economica presentata con Intesa San Paolo e Confindustria Emilia-Romagna. Difficoltà che interessano parimenti anche il settore ceramico, e piuttosto speculare l'andamento, alle prese con una crisi di vendita legata appunto sia allo stop del mercato interno che alla mancata ripartenza ancora di mercati come quello francese, tedesco e appunto americano. Per sostenere il settore si guarda anche alla regione Emilia-Romagna. Sentiamo l'assessore alle attività produttive, Vincenzo Colla. Siamo una regione che ha un'identità molto forte, con dei prodotti di nicchia bellissimi che nessuno sa fare, che siamo in grado di collocare a livello internazionale. È ovvio che noi, questo distretto della ceramica è un distretto fondamentale anche per il paese, stiamo facendo investimenti che vanno ad aiutare anche tutta la filiera, a partire dalla digitalizzazione, a partire dal sostegno della formazione. Dobbiamo continuare ad andare in quella direzione, speriamo di vedere un po' di risalita di prodotto interno lordo, perché questo settore, è inutile negarlo, qualche sofferenza ce l'ha, un po' di cassa integrazione, ma insomma cerchiamo di guardare in positivo rispetto allo scenario futuro. Anche Panaria Group è a Parigi per le Olimpiadi, lo ha fatto fornendo materiale per una stazione della metropolitana, quella di Saint-Denis-Pleyel, appena inaugurata, ed è parte integrante della rete Grand Paris Express, che porta appunto al villaggio olimpico, è la porta principale di accesso. Il progetto di Kengo Kuma è un connubio perfetto tra creatività e funzionalità, in cui sono state utilizzate le superfici di Lea Ceramiche, che appunto fa parte del gruppo Panaria. Un'unica stazione della rete a collegare le quattro linee della metropolitana, che accoglierà 250.000 passeggeri al giorno, quindi il materiale di Lea dovrà sopportare il calpestio di tutte queste persone. I commenti social li lasciamo ai social, come lasciamo a loro stessi quelli che ieri, per attraversare il Secchia in piena, complice il vecchio ponte della Reggia chiuso, ci hanno messo anche un'ora per guardare il fiume che taglia in due il distretto ceramico. Ma il giorno dopo che il Secchia, certo, ma anche il Presinaro hanno alzato la voce, il livello tra Sassuolo e Reggiano, tra Rubiera e Scandiano, una domanda sorge spontanea e, al netto delle incognite legate al cambiamento climatico, la facciamo a chi di dovere, ovvero le amministrazioni locali e gli enti che gestiscono i corsi d'acqua. Sicuri, sicuri che non si possa far niente per questo territorio che lancia ripetuti segnali d'allarme? Frane e piene, fino a pochi anni fa, erano eventi straordinari. Adesso si verificano con cadenza quantomeno regolare, straordinario, a ben vedere, non sono più. Veniamo alla rubrica dedicata ad All for Tiles B2B Forum, la due giorni di convegni e incontri che ha visto protagoniste molte piccole e grandi aziende del distretto. Oggi incontriamo Progind. Siamo Stefan Schmidt, vendiamo argille del Westerwald, della Germania, in Italia. Forniamo le principali aziende italiane ceramiche e dei sanitari per quanto riguarda le argille da impasto. Siamo un'azienda che ha 76 anni di esperienza nel settore ceramico. Anche quest'oggi in chiusura l'ammontare del debito pubblico italiano supera i 2.929 miliardi di euro. Arrivederci.